Sono Sandra Coluccia, io realizzo questi presepi da 10 anni, ho cominciato nel 99 e parto dalla tradizione pugliese, cioè li costruivo grandi con mio padre e poi ho cercato di restringere il presepio tradizionale e racchiuderlo in una scatola di legno di recupero, cassette vecchie di liquori che ho smontato e ho decorato, e dentro chiudo il presepio. Le case sono costruite di cartoncino, i tetti sono di pietra, tutto il materiale che io uso è materiale di recupero. A parte le statuine, spesso faccio io, perché nei miei presepi io racconto anche delle storie, cioè non sono solo i presepi tradizionali come può essere questo, con la montagna, la discesa dei re magi, le casette in montagna, ma sono presepi con cui mi piace raccontare alcune storie, tipo la Baraccopoli, dove io rappresento la periferia di una grande città e faccio nascere Gesù Bambino in una baracca esattamente come quella delle, come le baracche dei bambini più poveri, e mi sembra di poter raccontare delle cose utili ai bambini e anche agli adulti, solo per far pensare un pochino, che non è per presunzione, ma è per ricordare che Gesù Bambino nasce in qualunque posto vogliamo noi, perché è vero che è nato 2000 anni fa a Betlemme, però è anche vero che ormai non nasce più a Betlemme, ma nasce in quello che noi abbiamo nel cuore, cioè per esempio nasce in Puglia, che io ricordo con tanta tenerezza tutti i paesaggi della Puglia. Lo faccio nascere in una baracca, oppure lo faccio nascere in una casa diroccata perché la guerra ha distrutto tutto il paesaggio e nasce Gesù Bambino, oppure lo faccio nascere alla stazione di Porta Nuova, perché tanta gente che arriva con il treno, come arrivai io nel 55, ha la speranza di poter cambiare la propria vita e quindi nasce nella stazione di Porta Nuova. E poi nasce, c'è un uomo che sogna per esempio un mondo diverso, e allora la natività è in cielo, non è a terra, perché è un sogno, e quindi c'è Gesù Bambino che nasce tra le nuvole, con i re magi, con gli angeli, e quindi nasce in qualunque posto noi desideriamo e sentiamo in quel momento, perché la speranza, per me la nascita è proprio una speranza di cambiare questo mondo, la nostra vita, e quindi è la nascita di un bambino, che in questo caso è Gesù, ma può essere qualunque altra nascita. E allora a me piaceva sentire i profumi, gli odori della carta, della colla e del muschio, e quindi ogni anno ho cercato di farlo in casa molto grande. E poi in questo modo, con le scatole di recupero e tutto, mi piace cambiare e parlare con questi presepi in cassetta, che chiama, è diventato scrigno perché ho avuto un premio a Verona nel 99, l'hanno chiamato proprio scrigno, perché l'esterno è tutto decorato, è quasi a coccolare quello che c'è dentro, che per me è molto importante.